Buonasera e grazie della vostra presenza. Voglio dare un ringraziamento particolare a tutti coloro che avranno gli attestati, nonché il capitano dei carabinieri e il maresciallo. Questa è una forma di collaborazione che si ha con le istituzioni che è importante. È un periodo particolare e personalmente ritengo che quando tra le istituzioni vi è una collaborazione frequente e produttiva, tutti abbiamo dei risultati positivi nell'interesse della comunità. Buonasera e benvenuti. Questo è un consiglio particolare e straordinario, tutto dedicato, come avete potuto notare dall'ordine del giorno, alla riconoscenza e al ringraziamento. È giusto dare un segno forte di riconoscimento a chi opera per gli altri, ecco quindi che questa sera conferiremo la cittadinanza onoraria al giornalista pubblicista Michele Trafficante, direttore responsabile del nostro periodico comunale notiziario Lubese, che dirige con competenza e tanta passione, facendo risaltare il nome di questo nostro paese a livello zonale e regionale. Inoltre assegneremo attestazione di benemerenza al signor De Simone Donato, vice governatore della Misericordia Lubese, che continua, nonostante l'età, a ben operare nell'interesse del nostro paese e della nostra comunità. Le associazioni sono fondamentali per la vita della nostra comunità e per il suo progressivo civile. Progresso civile, sociale e culturale. Altra attestazione di benemerenza va all'appuntato scelto del comando stazione di carabinieri di Lugo del Monte, Domenico Marzulli, per i suoi 23 anni al servizio di questo paese, volti a tutelare la sicurezza e civile convivenza, e che fra qualche mese andrà in pensione. Attestazione infine di benemerenza e ringraziamento all'Arma dei Carabinieri per il brillante lavoro quotidiano che svolge per il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza di questi nostri piccoli paesi, per la salvaguardia della democrazia italiana, confermando così il suo motto nei secoli fedeli, cioè fedeli ai valori di pace, democrazia e libertà. Ora passo la parola all'assessora della cultura Vittoria Lucia Cefalo, che illustrerà il primo argomento. Grazie. Buonasera, graditissimi ospiti ed amici lubesi. Come amministrazione abbiamo fortemente voluto questo consiglio comunale che definirei delle benemerenze in questo luogo. Perché proprio qui? Perché è un edificio scolastico. Qui c'era una volta una scuola, proprio come una fiaba che si dipana nel tempo. Ora c'è una multisala della memoria. C'era una volta una scuola, è un prodotto ultimo dell'amministrazione comunale. Il percorso inizia con tre sale dedicate alla scuola. Parola a te Michele ed a me molto cara. Un po' di anni ci separano, però gli studi quelli sono. Leggendo il tuo curriculum ho appreso che hai frequentato l'istituto magistrale, corsi di didattica per conseguire diplomi di dizione e di fisiopatologia. Hai fatto l'istitutore presso l'istituto educativo Il Misericordioso di Rio Negro, retto dai frati minori conventuali. Hai superato il concorso magistrale. Hai insegnato a Rio Negro in Ulture presso la scuola elementare con madre Francesca Sempolini ed io ero lì a studiare dalle suore misericordiose, a fare tirocinio presso la tua scuola. Hai dedicato le tue migliori energie ad educare ed istruire tante generazioni.
sei stato un esemplare educatore. Basta ricordare i vari raduni dei tuoi ex alunni. Sei stato prima assicuratore della SAI e poi di un'agenzia della compagnia intercontinentale. Nel tempo libero hai dato vita all'azienda di famiglia, Serial Pubblicità. Sei stato studioso attento e raffinato dell'emigrazione e del mondo contadino. Giornalista scrupoloso, locale e regionale. Hai speso la tua vita nella continua ricerca di comprendere sempre più la grande personalità del meridionalista Giustino Fortunato, tuo conterraneo, scrivendo corrispondenze di Giustino e Ernesto Fortunato. Sei un intellettuale da prendere a modello per il tuo operato fattivo e concreto. Sei autore di numerosi saggi di storia. Le ferrovie Ofantine, 1996. Michele Granata, fra i martiri lucani della Repubblica Napoletana, del 1799, pubblicato nel 1998. Municipio e Paese, pubblicato nel 2000. L'uomo delle multiformi ingegno, 1989. Ritornando a questo luogo, in una sala denominata F, Michele, ci sei anche tu. Con il bimestrale notiziario rubese, nato nel 1996, quindi 23 anni or sono, e da un'idea della bibliotecaria comunale supportata subito dall'amministrazione del sindaco Suozzi ed amata da Peppino Santomenna come una bella creatura, profondendoci tempo e passione nel raccontare la storia quotidiana di questo borgo. Tu, Michele, l'hai diretto con impegno ed onestà intellettuale per ben 19 anni. Un andirivieni, Rio Nero, Rubo, per divulgare la cultura della nostra comunità. Hai consentito una crescente diffusione del nome del nostro paese, sapendo cucire con il cuore e con la mente. Hai saputo parlare alle persone con trasporto. Ti vogliamo bene per la tua grande umanità, per la parola calda e suasiva, per aver vissuto con amore e per amore, lasciando l'impronta come camminando sulla neve di ciò che sei, di ciò che hai fatto, detto e vissuto per Rubo. Tua gioia è anche la musica che parla al cuore, che non va dispersa né confusa nell'ammasso di una quotidianità sempre più arroventata e confusa. Michele, alla fine del giorno lascia nella tua vita solo ciò che è vero, e tra il vero c'è anche Rubo del Monte. Tutto il resto regalano al vento. Verba movent et semper traunt. Sei un nostro cittadino onorario. Siamo commossi tutti perché ci conosciamo da bimbi, da giovani. E quanto somiglia il mio costume al tuo. Grazie. Istitutore tua alla casa dei padri di cui io, istitutrice io, dalle suore misericordiose. E quindi dico, tanto somiglia il tuo costume al mio. Grazie. Prima di dare l'attestato al nostro direttore responsabile, ci abbiamo uno strumento che ci ricorderà nella storia, direttore. Ho collaborato con il mio direttore e spero di collaborare tanto da 8 anni. Da quando l'ho conosciuto la prima volta
con una simpatia forte. Mi sono accorto che è una persona attenta, colta, ma soprattutto una persona imparziale. Ho sempre chiesto e pretendo che il nostro notiziario sia uno strumento di legalità, di imparzialità e che esalti la comunità nella sua neutralità. Ecco, direttore, questi sono dei principi che serviranno anche per il futuro. Non dobbiamo essere di parte, noi dobbiamo solo segnalare, documentare ciò che facciamo alla storia. Poi sarà la storia nel dire ciò che abbiamo fatto, se è fatto bene o è fatto male. Non abbiamo noi il potere di influenzare mediante questo strumento indispensabile, giusto e valido. Ecco, prima di dare attestato al mio direttore, al nostro direttore, voglio leggere la motivazione. Il sindaco, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 21/4/2018, conferisce la cittadinanza onoraria al giornalista pubblicista Michele Traficante, nato a Fiorelli Curto il 5/12/1934, direttore responsabile del periodico comunale Notiziario Turismo. Motivazione: per il consolidato legame con il nostro paese, divenendo un divulgatore della cultura della nostra comunità territoriale più ampia, in quanto ha avuto la capacità di cucire con le collaborazioni di articoli l'intero territorio zonale, consentendo una crescente diffusione del nome del nostro comune attraverso la magistrale direzione del bimestrale Notiziario Lupino. Direttore, a nome di tutta la comunità ti dico grazie per quello che ha fatto e per quello che farà. Grazie, direttore. Cittadino Rovese, signor Sindaco, signor Vice Sindaco, signor Assessore, signor Consigliato, e più cordiale del solito. È per me motivo di grande onore e orgoglio ricevere la cittadinanza onoraria per il mondo. Fra i veri riconoscimenti da me ricevuti, sia nel campo scolastico, sia in quello culturale, sia in quello giornalistico, questo di voi del mondo che mi attribuisce e per me il più caro e più importante, perché esso, tramite la nobile iniziativa dell'amministrazione comunale, che ringrazio dal profondo del cuore, rappresenta la stima e l'apprezzamento nei confronti dell'intera comunità rovese. In questo momento il mio pensiero va ad un altro vostro illustre concittadino onorario, il giovane brillante attore Emilio Soffrizzi, a cui auguro sempre per anni il successo nel campo dello spettacolo. Questo vostro riconoscimento corona un lungo periodo della mia vita, che mi ha visto attento ed entusiasta conoscitore di questa simpatica città, di cui ho ammirato e apprezzato la laboriosità, la generosità e la capacità dei suoi abitanti. E dire che il mio primo impatto con lui del mondo risale niente di meno che alla metà degli anni 50 dell'anno scorso. Allora, un mio amico di Piela Ernebbe, arriva la madre Giovanni Vetrano, il mio del mondo,
la sorella, questa signora, ha invitato il nipote a trascorrere alcuni giorni per me. Questi miei amici, molti anni che lo si visse. E così, una bella mattinata, abbiamo preso il postale, torna, e siamo arrivati a un ospite della zia, questo mio amico, che aveva l'abitazione sulla strada che dava chiesa contro il castello. In quei pochi giorni di permanenza, io e il mio amico ci siamo sbizzarriti a girare il largo e il lungo per la periferia, particolarmente nei pressi del convento di Sant'Antonio. Volevamo entrare in chiesa, ma la porta era chiusa. Così, girando intorno all'edificio, abbiamo notato che nella parte posteriore c'era un cunicolo che portava direttamente in terra. Strisciando i carponi, siamo entrati nella chiesa e quello che mi ha impressionato è stata la grandiosità della chiesa. Solo altare c'era, lo ricordo bene, un grande crocifisso e un grande quadro. Quello che mi ha particolarmente colpito è stata una cosentina di pietra posta al lato dell'ingresso. Sono ritornato a Cudemone negli anni 70 come candidato al primo consiglio regionale di Basilicata. In quell'occasione ho conosciuto il collega maestro Michele Napoli, persona di tanto fortuna e umanità. Ho conosciuto pure l'arcivescovo Don Giuseppe Ciampa, il quale mi regalò il suo volume, Cudemone non dice storia. È stato il mio primo vescovo che mi ha fatto conoscere la storia di Cudemone, tanto che tanto lui mi ha appassionato negli anni seguenti. Sono tornato ancora verso la metà degli anni 70 per fare il Colle della Dorsa, un importante istituto di ricerca nazionale, un'inchiesta sull'immigrazione. Il metodo scientifico della rivista a cambio consiste di individuare alcune famiglie estrapolate da questi territori del comune e rispondere a queste domande. Qui c'è una aneddoto che mi voglio raccontare. Dopo aver fatto l'intervista ad alcune famiglie, mi sono trovato di fronte a un impiego assurdo di una signora che ha consentito di entrare in casa. Poiché ero un uomo obbligato che non potevo cambiare, mi sono rivolto al farmacista Ciampa, con la farmacia di fronte al domicilio. A cui ho spiegato la situazione. Il dottor Ciampa, molto curiosamente, mi ha accompagnato verso questa relazione. E così, grazie al suo intervento, ho potuto fare l'intervista anche a questa signora. Nella seconda degli anni 70, il secolo scorso, come di fronte alle agenzie di assicurazione e del comunitario, ho aperto tra le agenzie di diversi comunitari, fra cui Cudemone, così il locale posto dopo il posto principale, e affidando la responsabilità al giovane Mario Ciampa, allora studente al magistrato di Lì. Così le mie frequentazioni a lui si sono fatte più numerose. Siamo convinti che c'è un potere di conoscenze. Dopo il sisma del novembre 1980, poiché scrivevo per il settimanale La Città Domani di Matita, l'allora segretario della BC di Lugo, Giuseppe Fasano, mi ha inviato una lunga relazione sull'andamento della ricostruzione post-sismica del paese, che io voglio pubblicare sul giornale. Quando nel dicembre 2000, essendosi dimesso il direttore responsabile del Genovese, il collega di Croce Catella, l'amico Mario Ciano, allora assessore comunale del consiglio di Giuseppe Fasano, mi chiese di assumere il direttore responsabile del periodo di mese. Io ho accettato subito con entusiasmo. Così è incominciata la mia avventura di responsabilità di mese, che dura quasi 18 anni. Una biblioteca di mese ben fatta, ricca di notizie fotografiche e di vita sociale con tutto il mese, arricchita praticamente dagli interessati a fare una domanda certa. Certo, non c'è già un mese, non piace a tutti, però lo vorrebbe diversamente, ma non riusciamo a fare niente. I Monticello Luisi si avvalgono dei contributi di vari collaboratori, a cui va il mio ringraziamento, credendo il giornale più interessante. Il periodico, invitato a tutte le comunità, anche a popolazione molto soprattutto di Lugo, anzi, non mi risulta che altri paesi e città furono che per il periodico si mandano in crisi. Un grazie va all'amministrazione comunale, che nel corso degli anni ha sostenuto e sostiene con tenacia e vigilanza la pubblicazione di questo. E che ricordo l'opera di esprimere pubblicamente tutta la mia gratitudine e il mio più sincero ringraziamento a tutti i Santo Nome. E ha dato il suo impegno che è dato con i suoi silenziosi interventi, a volte un po' più polemica, a volte un po' più polemica.
e attento cronista di quanto avviene nella sua comunità, particolarmente interessante la sua rubrica Cuore dell'Università, in cui riporta gli eventi più importanti che hanno accorto in due mesi della comunità cronista. E di altro, cura la raccolta degli articoli e delle foto, provvide con la signora Franca Peters alla spedizione del giornale e numerosa cura. Peppino, in effetti, costituisce il braccio operativo del Genovese. Grazie di averlo fatto, caro Peppino. Se non ci fosse, bisogna divinarti. La comunità di Lupo si dice che deve essere grata per il potenzioso e indispensabile contributo anche per la regolare e rinnovata comunicazione del progetto. Ho vinto un Alberto, sinceramente, con tutto il nostro rispetto. La raccolta anno dopo anno della Zia Pugliese costituisce gli annali della comunità pugliese e le future generazioni se ne avvarranno per conoscere la storia culturale, sociale e economica del proprio paese. Lunga vita dunque alla Zia Pugliese, caro Pugliese, da oggi avete un altro concittadino che certamente vi farà fare molte frutti. Viva Lupo, una comunità proiettata verso un futuro di progresso sociale, economico e culturale, auguri.
stato di pubblica benevenenza in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 21/4/2018 convertito a Cosimo Marzulli, nato a Cisternino, 24/11/65, giovanissimo, appuntato scelto del comando stazione di Carabinieri di Ruvo del Monte, per aver dimostrato in tutti questi 23 anni un attaccamento forte e genuino al paese, svolgendo la sua opera di garante dell'ordine e della sicurezza pubblica e del corretto vivere civile, con dedizione, cordialità, pazienza e passione, grande umanità e collaborazione. Grazie Cosimo per tutto quello che hai fatto. Pur andando in pensione ti auguro una pensione lunga, efficace e dai un contributo volontario, mi raccomando, non ti devi impigrire, dai un contributo perché sei capace e quando vuoi il contributo è produttivo, iscriviti al volontariato e non fare una vita così semplice. So che ti piace la campagna, allora mi hanno ripetuto. Allora, grazie Cosimo per la tua... Vogliamo dare un attestato di pubblica benemerenza e ringraziamento in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 21/4/2018 all'Arma dei Carabinieri per tutto quello che fate e farete, perché il periodo è difficile, sono delle situazioni invidiabili e molto spesso vedono in prima persona intervenire in situazioni di difficoltà. Lo fate con amore e compassione e molte volte il vostro lavoro non è capito, non è compreso. Questo è il male della nostra comunità, perché viviamo in situazioni di disagio e molti valori purtroppo sono venuti meno, vengono meno. È un piccolo pensiero per dirvi grazie di quello che farete e di quello che avete fatto. Quindi confidiamo all'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine pubblico e della civile convivenza e per la formazione di agenti così responsabili e di straordinarie professionalità e umanità, capaci di servire la comunità con alto senso di dovere e spirito di abnegazione. Grazie. Ringrazio tutti, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale e al prossimo Consiglio Comunale. Grazie a tutti, grazie e buona serata.